Passiamo alla relazione della dottoressa Ilaria Falconi, tecnologo, ricerca, ICREA e esponente dell'Associazione Mare Vivo. Allora, il titolo del mio intervento è l'erosione costiera del nostro litorale, i processi morfogenetici e morfoevolutivi della linea di costa, le cause e ovviamente delle proposte risolutive alla fine. Parto dicendo che l'erosione delle coste è il risultato diretto o indiretto di un'alterazione del ciclo dei sedimenti, determinato o da fattori naturali o antropici che discuteremo a breve. Un primo inquadramento territoriale, le spiagge del litorale romano, quindi Ossa, Bregenio e Fiumicino, derivano tutte dal nostro fiume, cioè dal Tevere, e i loro sedimenti derivano appunto dal porto del fiume. Parliamo appunto della foce del Tevere. Un problema già dell'area di altezza del Tevere è determinato dal trasporto divergente presente alla foce cuspida del Tevere, in quanto diciamo, a nord abbiamo un trasporto da sud al nord e viceversa nella parte di sud. Ciò comporta anche già un problema erosivo naturale e differente tra la zona nord e la zona sud del nostro litorale. Il trasporto salio del fiume Tevere. Allora, come ho detto prima, le nostre spiagge sono tutte originate dai sedimenti provenienti dal nostro fiume. Cosa è successo a questo fiume? Dal 1878 abbiamo una diminuzione netta di circa l'80% prendendo i dati del, idrometrici del Roma Ripetta, della stazione, abbiamo una riduzione dell'80% e questa riduzione è determinata da cause naturali come possono essere la variazione climatica o fattori geologici, però che sia questi diciamo, fattori naturali hanno dei tempi secolari, cioè maggiori di 1000 anni. Diciamo che i fattori principali che hanno determinato questa riduzione del trasporto sono prevalentemente antropici. I primi sono stati la costruzione dei muraglioni per proteggere la città di Roma, da Ponte Margherita a Ponte Palatino, e ingenti prelievi di quantità elettrica al fiume per costruire, specialmente con il boom degli anni delle costruzioni nel nostro paese. Faccio un po' tutto. Grazie. Super assessore, rimando assessore. E infine con la costruzione da parte di Enea di 5 dighe idroelettriche. Tutto ciò ha determinato pian piano dal 1878 appunto una riduzione del trasporto solido, anche perché nella parte urbana di Roma del Tevere il trasporto solido è maggiormente in sospensione e poco di fondo. Quindi si verifica quando ha una portata media di 240-260 metri cubi al secondo e nelle giornate di massima piena. Quindi una prima causa dell'erosione del nostro territorio è determinata appunto che il Tevere non porta più sedimento. Quali sono le altre cause antropiche? Sicuramente l'espansione urbanistica come la costruzione di porti, infrastrutture, abitazioni e quant'altro. Le stesse opere di difesa che dagli anni 50 sono state costruite sul nostro litorale, specialmente le opere di difesa rigide. Infatti quando si progetta o si pianifica la costruzione di un'opera non occorre tenere in debita considerazione solo l'effetto che questa opera ha nel contrastare l'erosione costiera, ma anche degli impatti che ha sull'ambiente sommerso e sottoflutto, perché comunque qualsiasi opera che noi mettiamo nel nostro mare interferisce ed ha ovviamente genera un ostacolo con il moto ondoso e le correnti, ed è un appunto degli effetti sopra o sottoflutto. Anche le opere stesse di manutenzione delle spiagge, come ad esempio la pulizia con mezzi meccanici che vanno in profondità,
determinano sia l'usura della spiaggia, perché cambiano la gravimetria, e sia un'alterazione del profilo morfologico della spiaggia stessa. Inoltre, che cosa fanno questi mezzi meccanici che vanno in profondità? Arrivano, diciamo, liberano il granello di sabbia, il piccolo sedimento, che ovviamente con il trasporto eolico viene allontanato dalla spiaggia e viene perso in maniera definitiva. Tale sedimento può non disperdersi dall'ambiente, diciamo, sommerso della spiaggia solamente se è trattenuto o da materiale vegetale o da materiale spiaggiato o dai tronchi o dalla vegetazione presente sulla luna o altrimenti da delle barriere frangimento. In questo modo il sedimento non si perde dalla spiaggia ma rimane in loco. Poi altre opere sono ad esempio anche la costruzione di passerelle sulla spiaggia non, diciamo, sostenibili, ma costruzione in cemento che comporta primo il livellamento della spiaggia e quindi mi modifica comunque il profilo morfologico rendendolo sempre più rigido e incrementando comunque sia problemi sul, oltre che sulla morfologia anche sulla granulometria e quindi incrementano il fenomeno erosivo e sia queste, diciamo, strutture create comunque interagiscono anch'esse con le correnti marine se ovviamente vengono posizionate fino alla battigia. Altre cause antropiche sono anche le strutture degli stessi stabilimenti balneari, perché alcune strutture, diciamo, svolgono la funzione, ovviamente che sono state sottoposte all'erosione costiera di questi anni, fungono come dei pennelli, cioè praticamente che cosa fanno? Creano delle correnti di ritorno, diciamo, modificano il soprafrutto rendendo il profilo sempre più ripido della spiaggia e inoltre mi determina anche una lesione sottofrutto. Infatti la maggior parte delle opere di difesa rigide come pennelli e frangifrutto, oltre a essere, diciamo, palliativi per la risoluzione dell'erosione costiera, che poi di risoluzione in realtà è un'indicazione perché l'erosione costiera è anche, come dicevo prima, determinata da fattori naturali e quindi di conseguenza non può essere eliminata a monte, creano appunto anche delle correnti di ritorno che sono pericolose anche per i bagnanti, perché queste correnti di ritorno sono le prime che allontanano il sedimento spostandolo in zone limitrofe. E da uno studio delle fotografie aeree, delle cartografie ottenute sia dalla Regione Lazio ma anche dal Ministero dell'Ambiente, se noi facciamo una sovrapposizione di queste cartografie foto aeree dal 1860 fino al 2002-2004 si evince che comunque la nostra zona ha una sostanziale stabilità. Questa sostanziale stabilità ovviamente è dovuta da interventi massicci sia con opere di difesa sia con rifacimenti effettuati in questi anni, ma comunque sia queste cartografie non tengono conto nemmeno dell'anomalo approfondamento dei fondali sia ad ossa ponente sia ad ossa centro determinato dal lato esterno della barriera soffolta. La prima barriera soffolta è stata costruita nel 1990, cioè messa nel 1889 ma realizzata nel 90 come primo intervento, diciamo, risolutivo, barriera più rifacimento, e però c'è anche da dire che queste opere dovrebbero essere, cioè bisognerebbe fare una manutenzione costante, perché ovviamente l'interazione della barriera con il moto ondoso mi determina principalmente due fenomeni. Mi fa abbassare, diciamo, la barriera sul sedime sabbioso, quindi me la affossa, e inoltre interagendo appunto con le correnti, i massi più esterni vengono dislocati e allontanati, e quindi di conseguenza l'effetto di protezione e contrasto del moto ondoso va piano piano diminuendo e quindi rende inutile, diciamo, inefficace l'opera effettuata in passato. Diciamo che le zone che hanno un trend erosivo più marcato sono la zona alla Croce del Tevere, Ostia Ponente, specialmente la parte appunto vicina alla Croce del Tevere e la parte di Ostia Levante. Non tutta Ostia Levante, perché dallo stabilimento Maristella fino al sito di Castelfusano, diciamo che non possiamo dire che è in avanzamento, però non ha un trend erosivo così accentuato. La sabbia c'è, possiamo dire.
una cosa che va detta è che nel 99 è stato fatto un rifacimento molto positivo che ha incrementato del 30% la nostra spiaggia, però alcuni stabilimenti balneari hanno pensato bene di occupare questa superficie che gli è stata donata con altre strutture balneari, sia in cemento sia in strutture diciamo più morbide, ovvero in legno. Questo ha fatto sì che ha innescato l'erosione costiera, perché comunque ha esposto il litorale alle mareggiate, interagendo con le correnti ha incrementato l'erosione costiera, ha reso inutile quindi un rifacimento positivo effettuato nel 99 che invece aveva incrementato del 30% la spiaggia. Queste sono alcune foto scattate sia nel 2019 che nel 2020 dove si vedono appunto le zone di Ostia Levante maggiormente colpite dall'erosione costiera. Arrivandoci verso le conclusioni, come dicevo prima, nelle foto qui vediamo quella in alto e quella in basso, in realtà dei pennelli ed un muro fatto con la famosa ingegneria naturalistica, cioè l'ingegneria naturalistica non usa il cemento ma utilizza materiale vegetale morto o vivo per diciamo sostenere o comunque sia intervenire per risolvere una problematica. Però anche l'ingegneria naturale non è sempre efficace, non è meno dannosa dell'ingegneria classica in cemento, perché la prima struttura in realtà non è altro che un pennello, quindi gli stessi effetti che mi fa il pennello, erosione sottofrutto, profilo morfologico più ripido sovrafrutto, le correnti di ritorno che sono pericolose anche per i bagnanti, me ne fa anche quell'opera in su. Sotto noi vediamo un muro, ma è lo stesso effetto di un muro aderente, cioè tutte le problematiche che mi crea un muro aderente in cemento me ne crea quelle fatte in materiale naturale. C'è anche da dire che gli interventi di ingegneria naturalistica hanno bisogno di un'elevata manutenzione per far sì che l'intervento riesce rispetto a quella di cemento, cioè dell'ingegneria classica. Quindi possiamo vedere a Fregene hanno sperimentato per 770 metri di erosione il famoso geotubo. Quindi in alcuni stabilimenti balneari hanno pensato bene di fare dei pennelli in legno con all'interno dei sacchi. Quindi una sorta di pennelli più geotubo. Anche queste opere sono assolutamente inefficaci e inutili, perché comunque sia non ti proteggono la spiaggia dall'erosione costiera, ma anzi la incrementano. Il geotubo, vabbè, si sapeva che era fallimentare dagli anni 70 quando è stato sperimentato in Emilia Romagna, quindi diciamo che questa soluzione per Fregene non è stata risolutiva, infatti è bastata una prima mareggiata estiva per rendere inefficace questo intervento. Sopra, invece in alto, si ha ovviamente quello che succede ad Ostia Ponente, ma anche ad Ostia Levante, con la realizzazione dei famosi pennelli o opere di difesa. Come si vede si cambia innanzitutto il profilo della sabbia, si formano queste lunette, quindi non si ha più un profilo comunque sia lineare, si creano a ridosso delle strutture aderenti delle correnti di ritorno, si ha un'erosione sottofrutto che mi sposta l'erosione in altri punti, ad esempio le opere di difesa che sono state messe alla foce del Tevere negli anni 50-60 mi hanno spostato l'erosione ad Ostia Centro. E poi da Ostia Centro c'è stato necessario prima di fare dei pennelli e poi nel 90 il rifacimento con barriera sommersa. La stessa, aver posizionato 16 pennelli a Focene ha incrementato l'erosione costiera, anzi oltre che ha incrementato ha innescato l'erosione costiera a Fregene, che invece prima del posizionamento dei famosi 16 pennelli prendeva sottofrutto il sedimento da Focene, quindi comunque era alimentata. Bisogna sempre considerare che sia le infrastrutture, quindi porti, strade, eccetera, e anche il fatto che il trasporto del Tevere è nettamente diminuito, ovviamente contribuisce ad un minore apporto di sedimento, ma comunque un po' di sedimento a Fregene arrivava. Per la nostra invece struttura è il canale dei pescatori, la foce armata del canale dei pescatori intercetta e trattiene gran parte di quel pochissimo trasporto solido longitudinale che viene appunto dal nostro fiume. E come dicevo prima, i mezzi meccanici non fanno altro che fare un livellamento continuo della sabbia,
spostando solamente in profondità quello che naturalmente viene deposto e portato dal mare, contribuendo anche a i materiali rimossi, spiaggiati, quindi come diceva prima Filippo, ma anche il legno, anche le conchiglie, altro materiale sminuzzato, sono il primo elemento naturale di ripascimento della spiaggia, perché impediscono il trasporto eolico e marino, quindi intrappolano, intercettano il sedimento e lo lasciano in loco. Ovviamente è quello che fanno naturalmente a Castelcorciano, a Castelfusano, le dune, è ovvio che è un ambiente antropico, le dune è un po' utopica come cosa. Qui ci sono delle soluzioni. La prima soluzione è quella di in alto. Questo apparecchio è una nuova macchina per le pulizie delle spiagge, è fotovoltaico, si chiama Solino, è stato sperimentato già in altre spiagge sabbiose e questo macchinario non crea né l'usura, quindi non mi cambia la granulometria della spiaggia e né mi cambia il profilo morfologico. E lei ovviamente manda i sedimenti a fondo, quindi poi quando ovviamente le persone vanno in spiaggia, giocano con il famoso secchiello o altro, d'estate arrivano, ah, ci sono stati chiodi, c'è questo, c'è quell'altro, perché comunque tutto quello che è stato deposto sulla spiaggia, lo stesso mezzo meccanico non lo rimuove, lo porta solo più in profondità. Il rifacimento, il famoso rifacimento, allora il rifacimento può essere anche utile, ma bisogna tenere in considerazione alcuni fattori. Innanzitutto il rifacimento morbido, senza alcuna protezione o di una barriera o di un'altra struttura, non ha assolutamente senso. Effettuato come alcuni comuni hanno fatto con omicidi in autunno e inverno, rende inefficace l'opera di intervento perché in quel momento il mare fa un rifacimento a sottrazione. La classica erosione costiera naturale, quindi questo intervento non ha assolutamente senso. Una cosa molto importante sono gli angoli di riposo. Come diceva prima bene Filippo, ogni profilo di equilibrio della spiaggia è dipeso da una certa granulometria di sedimento. Ad ogni granulometria o classe dimensionale del sedimento corrispondono degli angoli di riposo. Se io sovrappongo sedimento avente angoli di riposo differenti, crea una situazione di equilibrio metastabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi sollecitazione esterna fa sì che il sedimento viene perso e non lo ritrovo sulla sabbia. Quindi non tenere in debita considerazione degli angoli di riposo quando si fanno gli interventi di rifacimento rende inefficace il lavoro effettuato perché si ha una perdita veloce del sedimento a qualsiasi sollecitazione esterna. Sarebbe importante per far sì che il sedimento non venga, come succede ad esempio al Curbone o all'Ostia Ponente, durante le mareggiate invernali, durante l'inverno trasportato sulla strada, da testo unico ambientale sappiamo benissimo che quella sabbia diventa rifiuto e quindi abbiamo altre perdite di sabbia, visti i vari problemi di erosione in quei tratti, sarebbe senza usare delle barriere frangimento in grado di trattenere e intercettare il sedimento e lasciarlo in loco e non farlo disperdere sulla strada adiacente. Nelle conclusioni vi pongo delle domande. Ah, no, scusate, torno un secondo indietro. Al posto delle barriere sommerse che comunque si sono rilevate efficaci, specialmente per Ostia Centro e anche per Ostia Ponente, ma bisogna comunque effettuare una manutenzione che in questi anni non è stata molto effettuata, potrebbe essere, visto anche la situazione attuale, con il recovery fund, dei fondi comunque sia che l'Europa sta stanziando, provare a fare un progetto sperimentale con il Tecnalift, già stato utilizzato nel Lazio, principalmente nella parte di Latina, solamente che le strutture di Tecnalift posizionate fino ad oggi in Italia non hanno avuto tanto lo scopo di bloccare l'erosione, ma più per gli altri diciamo, effetti positivi che ha questa struttura, che sono sia creare delle nursery, quindi il ripopolamento con specie vegetali e naturali, e sia evitare la pesca antistrascico. Le strutture che sono state posizionate sia a Latina, principalmente a Sabaudia, e sia anche in altre regioni del Lazio, non sono antierosive, sono solamente per le nursery e per evitare la pesca, perché sono strutture troppo deboli, poco compatte, quindi non tengono conto sia del cambiamento climatico che comunque sta portando un innalzamento del livello del mare e sia anche la forza diciamo del moto ondoso ed è per questo che vengono ovviamente sprofondate, quindi l'effetto di
contrasto all'erosione non viene effettuato da queste strutture. Il permafrost non è altro che delle strutture piramidali che si modellano e si costruiscono in loco e soprattutto ha uno scopo molto importante rispetto alle opere rigide o tradizionali finora diciamo utilizzate, che non nasce con l'idea di contrastare e bloccare la forza del modo alloso, come può essere una barriera soffolta, un pennello, un frangifrutto, ma bensì di attenuare la forza, perché appunto è costruita con dei fori che permettono il passaggio dell'urlo. Nelle conclusioni io vi lascio delle domande. Considerando appunto l'innalzamento del livello del mare, i cambiamenti climatici, eccetera, lo sviluppo urbanistico delle nostre città, ma anche dei nostri litorali, degli stabilimenti balneari attuali, è ancora attuale? È ancora valido? Le opere di difesa attuali fino ad oggi, principalmente rigide e tradizionali, che da anni hanno evidenziato che comunque sono state inefficaci, perché leggendo da documentazione storica, dagli anni 50 in poi quasi tutte le regioni, a più virtuose le Emilia Romagna, le ha praticamente provate tutte, e ha individuato gli effetti positivi e negativi, ci sono anche le linee guida sia dell'ISPRA, redatte che dal Ministero dell'Ambiente, che dicono che le opere rigide, come ad esempio pennelli e frangifrutti e rifacimento morbido, sono assolutamente inefficaci e inutili. Sono queste strutture che si pensa di progettare, l'urbanistica presente nel nostro litorale, diciamo del litorale nazionale, è in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici, all'innalzamento del mare, quindi è in grado di affrontare le sfide del nostro futuro. Quindi vi lascio con queste domande per riflettere. Grazie.